Ladri non vanno in vacanza, colpo da 20.000 euro messo a segno a Fenile di Fano, indaga la polizia. Droga minorenni, ubriachi al volante, giovani sorpresi a bordo di ciclomotori rubati, controlli straordinari dei carabinieri nel weekend di Ferragosto, eseguiti arresti, denunce e sequestri di droga. Pianificazione, responsabilità e prevenzione, ecco gli scenari possibili correlati alle emergenze chimiche e batteriologiche. I comuni di Fano e il CB Club Mattei pronti ad intervenire. Nuovo percorso, nuovo manifesto e fuochi d'artificio. Torna dal 24 al 26 agosto la fiera di San Bartolomeo, quest'anno con 200 espositori dislocati dal Rastatt al Lido di Fano. Al paese dei Balocchi arriva Pino Insegno, tra poco il collegamento da Bellocchi di Fano per l'avvio della manifestazione tanto attesa e amata da adulti e bambini. Grande successo per le 5 giornate di birra d'agosto e migliaia nella zona antistante alla Rocca Malatestiana per degustare piatti tipici italiani e birre artigianali di ottima qualità. Campionato mondiale di breakdance all'Arena BCC di Tre Ponti si gareggia per rappresentare l'Italia ai mondiali di Taiwan il 9 settembre. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano la cronaca con il furto messo a segno ieri sera in via Bartali a Fenile di Fano. I malviventi si sono introdotti nell'abitazione tra le ore 21 e la mezzanotte, approfittando dell'assenza dei proprietari. Hanno rotto il vetro di una porta finestra che dà sul retro e, una volta all'interno, hanno rubato gioielli in oro e monili per un valore complessivo di diverse migliaia di euro, pare di circa 20.000 euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, che stanno indagando sul caso. Ancora una volta, soprattutto per le attività investigative, è riemersa la necessità di installare le telecamere di videosorveglianza lungo la direttrice Santa Maria dell'Arzilla a Fano, garantendo così anche la copertura del quartiere di Fenile, poi richieste, ricordiamo, avanzate da tempo anche dai residenti. In occasione delle festività di Ferragosto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pesaro Urbino ha eseguito arresti, denunce e sequestri di droga anche mediante l'utilizzo delle unità cinofile. In totale sono state controllate 1.000 persone e 700 veicoli. Due le persone arrestate in flagranza di reato, una a Pesaro e una a Fano, e due denunciate in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti, una delle quali sorpresa mentre cedeva della droga a un minorenne. Nello stesso contesto, ben 20 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni sono stati segnalati alle prefetture per uso personale di droghe. I giovani sono stati tutti sorpresi in possesso dello stupefacente all'interno o in prossimità di discoteche, bar e in note aree di aggregazione giovanile sul lungomare. Inoltre i militari hanno denunciato in stato di libertà 10 persone. Tre di loro, giovanissimi, sono stati sorpresi a Pesaro a bordo di altrettanti ciclomotori risultati rubati. I mezzi sono stati recuperati per la restituzione ai legittimi proprietari. Quattro persone invece, anch'esse di giovane età, sono state deferite per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Uno straniero è stato denunciato per non avere ottemperato a un decreto di espulsione, mentre altri due sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, rispettivamente per furto di rame e per minaccia. Infine sono state levate 60 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 8 patenti di guida, 4 carte di circolazione e sono stati sottoposti a fermo amministrativo 4 veicoli. Cambiamo argomento. Il Comune di Fano e il CB Club Mattei continuano ad informare la popolazione sui possibili scenari in caso di emergenza e sui comportamenti da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Questa sera ci occupiamo delle emergenze chimiche e batteriologiche. La gestione dell'emergenza rientra da sempre tra le funzioni principali del Dipartimento della Protezione Civile. È infatti compito del Dipartimento stesso coordinare gli interventi e le misure necessarie a fronteggiare calamità naturali o eventi che per intensità ed estensione devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari. Solo una mobilitazione tempestiva, integrata e coordinata di tutte le risorse nazionali può infatti assicurare la tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente. Fondamentale è anche l'attività di informazione svolta dagli enti e dalle associazioni locali. In precedenza ci siamo occupati della gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, invece per quanto riguarda quelle chimiche e batteriologiche?
Beh, il volontariato è sempre lo stesso, quindi come abbiamo già detto più volte si mette a disposizione delle istituzioni. Per quanto riguarda soprattutto il batteriologico, un'esercitazione importante che abbiamo fatto sempre con la prefettura è l'avvelenamento, cioè proprio una parte di attacco all'acquedotto dove vengono gettati volutamente dei pesticidi. In questo caso dalle prime persone che si sentono male, perché prima è difficile saperlo, ci si appura quello che è l'importanza dell'acquedotto e si corre soprattutto anche qui attraverso i media, ma soprattutto casa per casa, ad avvisare quelle utenze che partono da quell'acquedotto di non bere l'acqua, perché altrimenti porta in pratica delle malattie e si sta male. Il nostro compito è sempre quello. Esempio, i vigili del fuoco sono in numero adeguato, perlomeno insufficiente quello che sia, ma qualora succede qualcosa di importante accorrono, cioè in pratica utilizzano il volontariato preparato. Anche in questo caso naturalmente bisogna essere preparati e formati, sapere fin dove può arrivare il volontariato, e questo naturalmente lo prevede il piano di emergenza del comune, che tutti potete andare a consultare e vedere quali sono in modo particolare caso per caso i comportamenti dei cittadini. Assessore, nello specifico quali possono essere gli scenari? Uno scenario possibile, ad esempio, potrebbe essere che le aziende del territorio potrebbero avere un piccolo sversamento, un piccolo incendio, si potrebbe creare un rischio che ovviamente è potenziale e che comunque va valutato e va tenuto sotto controllo. È per questo che il piano, sia quello della prefettura, della provincia di Pesaro Urbino, che quello di Fano, tengono in considerazione anche questo rischio, e nell'eventualità noi siamo pronti in ogni caso, in ogni momento, attraverso anche il volontariato di protezione civile, ad intervenire per informare la popolazione, per bloccare il traffico, per dare un'adeguata informazione appunto a tutti quei cittadini che potrebbero essere colpiti. Questo è un tipo di rischio ovviamente possibile, remoto, ma possibile. Per questo anche che insieme alla polizia, alle forze dell'ordine in generale, avevamo anche pianificato la possibilità di fare una simulazione di questo evento. Poi quest'anno è stato, dal punto di vista della protezione civile, un anno molto intenso, con alluvioni, piccoli terremoti eccetera, quindi abbiamo posticipato questa situazione. Però ecco, è già in agenda la possibilità di fare, ad esempio, su questi rischi, ad esempio l'incendio di una cisterna che viaggia in autostrada, un altro esempio, la possibilità anche di fare delle simulazioni per appunto informare la popolazione, per essere pronti noi ad intervenire prontamente, soprattutto informare la popolazione dei rischi che si possono correre e dei comportamenti da tenere. Questo, diciamo, è quanto avevamo in mente. Quello è già in agenda e lo faremo sicuramente alla ripresa autunnale. Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti in una ditta di lavorazione del legno a Sant'Angelo in Lizzola, nel comune di Vallefoglia, per l'incendio di un silos contenente segatura. Sul posto sono intervenute le squadre della sede centrale di Pesaro con autobotti e autoscale. I pompieri hanno spento le fiamme e rimosso la segatura presente all'interno. Sono seguite le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Proseguono i lavori di pulizia del fiume Misa e, a distanza di un anno dall'alluvione dello scorso settembre, riemergono ancora reperti. Come potete vedere nella foto pubblicata su Facebook dall'assessore regionale Stefano Guzzi, è stata rinvenuta un'autovettura. A breve, come avevano annunciato dalla regione, partiranno ulteriori interventi negli altri fiumi, compresi quelli dell'Alto Pesarese. Sono state presentate questa mattina le novità della Fiera di San Bartolomeo, che torna a Fano dal 24 al 26 agosto. Una su tutte, la nuova disposizione delle bancarelle, ma sentiamo in particolare nel servizio che è stato curato da Massimo Foghetti. Viene da lontano, ma non ha perso la sua attualità. La Fiera di San Bartolomeo, la fiera più importante di Fano, che si svolge dal 24 al 26 agosto, ha origini malatestiane. In seguito divenne famosa come centro per il commercio delle cipolle, che il governo della città volle regolare per contrastare ogni forma speculativa, tanto che ancora oggi
La cipolla appare sul manifesto che annuncia e promuove la fiera. Il manifesto, presentato questa mattina dagli assessori Etienne Lucarelli e Barbara Brunori, evidenzia, oltre alla cipolla, le onde del mare, una pentola a simboleggiare uno dei prodotti in vendita e la parola fiera nel suo duplice significato di iniziativa commerciale e di come la città sia fiera delle sue bellezze e del suo passato. Una delle novità di quest'anno è lo spettacolo di fuochi artificiali che si terrà alle ore 23 di sabato 26 agosto. La vera novità di quest'anno è il cambio di location. La fiera si terrà dall'anfiteatro Rastatt, a partire dall'anfiteatro Rastatt, utilizzando Viale Adriatico, quindi la via sul mare, e passerà nel lungomare, toccherà il Pesce Azzurro, il parcheggio del Pesce Azzurro, arriverà in un luogo veramente molto identitario per la città, che è il porto di Fano, quindi la fiera toccherà tutta la zona porto, e arriverà fino al Lido, quindi addirittura fino proprio a Largo Seneca, quindi Piazzale Simonetti. Quindi 2 chilometri di fiera, che prima erano su via Dante Alighieri, via l'Adriatico, ora saranno sempre 2 chilometri, sempre 200 espositori, ma ecco, si dislocheranno da Rastatt, da Sassonia, fino al Lido di Fano. Una iniziativa particolare dedicata anche ai bambini. Torna a gran voce, a grande richiesta, quella che la Fiera Franca dei bambini, ma anche dei ragazzi. Quindi dai 3 ai 16 anni potremo ospitarvi tutti sotto il tendone della Sassonia, lo spazio di sempre dove la capacità è di circa 30 postazioni. I bambini naturalmente dovranno essere accompagnati dal genitore, imprenditori per un giorno, perché no? È una bella idea, vi aspettiamo veramente numerosi perché Fano è la città dei bambini. E torniamo a parlare del Paese dei Balocchi, che ha preso il via poco fa in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Questa sera verranno consegnate le chiavi al nuovo sindaco della manifestazione, Pino Insegno. Pino, che vedo in collegamento anche con la nostra Stefania Bonomi e il presidente Michele Brocchini. Stefania, buonasera, dunque la festa è iniziata. Buonasera Simona, buonasera a tutti i telespettatori. Assolutamente la festa è iniziata, siamo alla 19ª edizione del Paese dei Balocchi, una manifestazione attesissima soprattutto dai bambini che non vedevano l'ora di varcare la porta di questo magico villaggio per esprimere soprattutto la loro creatività. Infatti è proprio il talento il motivo della manifestazione di questa manifestazione. Ma parliamone direttamente con il nostro presidente Michele Brocchini, nonché organizzatore anche dell'evento. Allora Michele, sta andando benissimo, si sta già riempiendo, ma il talento come verrà espresso in questi giorni dai bimbi? E noi abbiamo cercato, di quando abbiamo ragionato su questo tema, quello di non pensare al talento dei grandi pittori, dei grandi musicisti, ma al talento di ognuno di noi, che sono i bambini, che sono gli adulti, molto spesso diciamo sommerso dalla quotidianità, e quindi abbiamo cercato di cercare il nostro talento all'interno. E qui è il luogo giusto per ricercarlo, perché qui ci sono in 4 giorni spettacoli, giochi, laboratori e di vari generi, musicali e non, e quindi ognuno di noi può sperimentarsi personalmente con il proprio figlio, e quindi può rigiocare un po' quello che magari nelle giornate comuni non può fare. Certo, ma poi c'è una novità, che non è una novità, sempre a tutte le edizioni del Paese dei Balocchi c'è il sindaco, ma quest'anno abbiamo Pino Insegno, che sarà il sindaco di un villaggio dedicato ai bambini, una bella responsabilità ma anche una bella soddisfazione. Sindaco senza andare al ballottaggio, incredibile, proprio vinto la prima sessione. No, sono contento, prima è che mi chiamo Pino, per cui questo è il villaggio di Pinocchio, per cui mi sembra proprio intonato al massimo, secondo perché sono un bambino, io sono prigioniero di un corpo di un 60enne, ma sono veramente un bambino, ringraziando il cielo la sindrome di Peter Pan non mi è mai sparita, facendo un mestiere che mi permette di essere qualsiasi cosa ogni giorno, di giocare, si chiamano i player, gli attori normalmente, e il play, quello che si rappresenta, per cui il gioco. È una cosa che non bisogna mai perdere di vista, il gioco, non l'autocelebrazione ma l'autoironia, essere disponibili, guardarsi e specchiarsi in quegli occhi dei bambini. Se mantenessimo tutti quello sguardo e quella sincerità che ha un bambino sarebbe meraviglioso, ma quando uno è sincero e che so, dice ma amiche, ma i capelli, cioè
sembra un'offesa, ha detto grande, magari il bambino ci ridi sopra perché non lo puoi gonfiare. Quindi si divertirà anche lei in questi giorni. Lei chi? Lei, io. Anche si divertirà anche lei. Io mi diverto sempre. Divertirsi è il segreto di ogni mestiere. Anche un chirurgo quando opera a cuore aperto si deve divertire, che non significa ridere mentre sta tagliuzzando, ma significa amare quello che sta facendo in quel momento. Io lo amo ogni giorno, il giorno che smetterò di doppiare un film con gioia, di andare in scena con gioia o di non fermarmi con una persona che, come vedete, chiede, mi dice ti dispiace, se io dirò sempre mi dispiacerà il giorno che non me lo chiederete più, quello mi dispiacerà. E allora questo non ti fa perdere mai di vista il fatto di rimanere coi piedi per terra e di ringraziare le persone che mi permettono oggi di essere qua. Grazie a Pino Insegno. Torniamo al nostro presidente. Come diventa, come si può insegnare ai bambini a diventare un adulto responsabile? Beh, anche su questo tema noi abbiamo lavorato molto, sempre anche lì con laboratori e giochi per i bambini. Non a caso la nostra collaborazione con l'ASL continua da anni e anche stasera avremo delle modalità e insegneremo ai bambini giocando come si può fare il conferimento della differenziata. Quindi insomma cerchiamo di essere... Insegnatelo ai grandi, non ai bambini, a Roma, vieni a Roma. Bisogna insegnare ai grandi. Simona, noi siamo pronti, quindi questa è la prima serata, invitiamo tutti i telespettatori a venire a questo evento, a portare i loro bambini, ci sono naturalmente degli spazi anche dedicati agli adulti, perché ricordiamo sempre che attraverso le favole si può poi arrivare a una concezione del mondo reale. Mi chiudere dicendo, facendo un complimento a Michele, perché normalmente uno abita dalle grandi città ai grandi eventi, invece mi accorgo sempre di questa meravigliosa nazione, che sono magari questi piccoli centri, fra virgolette, che insomma fanno una cittadina importante, però che fanno cose più grandi della città stessa. Significa che è bellissimo tutto questo. Non proporzioniamo, invece le grandi città ce la trovano dei piccoli eventi. E invece questa è una bellissima realtà che io farei durare tutto l'anno. Non lo so. Ringraziamo Simona, linea allo studio. Grazie mille per questo collegamento e Fanu TV logicamente continuerà a seguire anche nelle prossime giornate il paese dei balocchi. Si sono invece già concluse con grande successo le 5 giornate dell'evento Birra d'Augusto, tanti i giovani e le famiglie che in questi giorni hanno partecipato alla manifestazione, allora vediamo com'è andata nell'intervista che ha realizzato Cristiana Guerra. Stiamo chiacchierando qui con gli amici, abbiamo già fatto, siamo andati dal signore toscano che fa la Fiorentina e veniamo tutti gli anni solo e esclusivamente per lui. Io sono un appassionato e mi è capitato poche volte di mangiarla così buona. Che birra ha presa? È una IPA, laggiù del birrificio, laggiù della Jelke. Poi vedo anche una Fiorentina. Una Fiorentina lì della braceria laggiù sempre in fondo. E com'era? La Toscana, buona. Bella grossa, infatti sta avanzando credo. Siete in due a mangiarla stasera, sì, questa Fiorentina? Sì, è un chilo. Direttamente da Treviso per sorseggiare questa birra, le piace? Sì. Sono birre particolari, sì, no, non sono... Tutte niente. Avete scelto la stessa qualità, visto che siete in cinque? Sì. Sì, abbiamo scelto la stessa birra, sì, no. E per mangiare invece? Non abbiamo ancora deciso, adesso vedremo. Non è giusto. Non si fa così. Ma prenderete che cosa? Carne oppure... Ma forse un panino, non lo so, adesso vediamo. Ma come mai questa festa da Treviso? Ma siamo capitati qua per caso, in verità, non sapevamo che c'era. E abbiamo visto e siamo venuti. Abbiamo preso le bombette pugliesi e il fritto. E poi stiamo mangiando gli hamburger. La birra invece? Buona, questa è quella del... La Brasseria Alpina. Che buona. Ma siete trovati bene stasera? Sì, naturalmente sì. Sono qui per prendere il regrill, 3 bombette, una salsiccia e la bruschetta. È la prima volta che partecipa a questa festa? No, sono già venuta l'anno scorso. Quindi le è piaciuta un replay, diciamo, ecco. Sì, l'atmosfera è simpatica, molto. Sì, è simpatico. Lei di dov'è? Io francese. Direttamente dalla Francia, ogni anno viene a passare le vacanze a Fano? Io vivo qui, mia madre è venuta a trovarmi, è francese, quindi è un modo di passare una serata diversa.
Beh, come potete vedere è un buon feedback, no? Per la Fiorentina all'osso. Sì, l'abbiamo gradita molto, era ben cotta, fatta bene, una bellissima iniziativa questa di Fano, è già da 2 anni che frequento questa iniziativa. Mi piace molto. Dopo cena vi tratterrete qua o ascolterete della musica? So che c'è della musica, ci sono dei cantanti che si alternano. A me piace molto questa iniziativa, davvero. Mi piace questa atmosfera, un sacco di gente, musica. Sì, molto bella, sì, mi piace abbastanza. Quindi la puoi consigliare anche ai tuoi coetanei? Sì. Comunque ci si diverte, c'è la musica, si mangia. L'abbinamento novità di quest'anno, pesce e birra. Com'era? Buono. Sì, sì, va bene, va benissimo così. Quindi ottima scelta. Sì, 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 si abbina. Ha partecipato anche alle altre sere o solo oggi? Sì, sono stato ieri a sentire della buona musica, c'è anche stasera, quindi... Si fa serata qua? Sì, stasera sicuramente. Sì, 13ª edizione di Birra d'Augusto, 5 serate all'insegna del buon cibo, ottima birra, serate piacevoli accompagnate da ottima musica. Come potete vedere anche voi dalle immagini sullo sfondo, comunque sia la città, i turisti, le zone limitrofe a Fano, tutto il nostro entroterra ha risposto benissimo, abbiamo fatto del nostro meglio come associazione per far sì che questo evento cresca anno dopo anno. Quest'anno penso che siamo riusciti ad arrivare ad un ottimo livello. Ottimo livello accompagnato anche dal nostro programma culturale che accompagna comunque quasi tutte le nostre serate. Infatti stasera abbiamo denominato la nostra serata la Birra in Rosa. Birra in Rosa perché abbiamo tutti i gruppi musicali femminili e in più abbiamo la nostra Nicoletta Tagliabracci, ambasciatrice per le Marche, per l'associazione Le Donne della Birra, insieme alla nostra beer sommelier Roberta Russo, che stanno proprio in questo momento svolgendo il loro programma culturale parlando della storia della donna all'interno della birra, di tutto quello che concerne la presenza femminile nella storia di presentazione della birra. La messa in scena della commedia teatrale Maria Risorta, il protagonismo delle donne nella marineria fanese, riprogrammata per venerdì 18 agosto alle ore 21 alla Darsena Borghese di Fano. La prima, durante la festa del mare, era stata inibita dalla pioggia e grazie all'organizzazione e al coordinamento dell'associazione Il Ridosso e Anmi Fano, sarà possibile assistere allo spettacolo all'aperto nel prato che costeggia la Liscia. È consigliata la prenotazione perché le sedute sono limitate. L'idea progettuale, prodotta da Impronte Femminili e coordinata dalla regista Elena Tonelli, con la collaborazione del mondo associativo, ha l'obiettivo di conoscere la comunità femminile legata alla storia della marineria fanese, mettendola in luce attraverso un'analisi condivisa, documenti storici, testimonianze, suggestioni e testi letterari, uno tra tutti la Maria Risorta di Giulio Grimaldi. Uno sguardo ampio costruito con un laboratorio progettuale che vede coinvolti alunni e docenti dei licei Nolfi e Apolloni e Torelli di Fano e Pergola. Sono oltre 160 ballerini iscritti alla gara internazionale di breakdance che si svolgerà questo fine settimana a Lido e all'Arena BCC di Treponti. Sabato si gareggerà per rappresentare l'Italia ai mondiali in programma a Taiwan il prossimo 9 settembre. Abbiamo in programma 2 giornate, il 18 e il 19 d'agosto. Gli eventi si divideranno in questa maniera, nel senso che il 18 saremo con i workshop della giuria internazionale presso la tensostruttura del Lido, dove potranno insegnare, fare lezione ai ragazzi che si sono iscritti, mentre l'evento centrale si sposterà il 19 d'agosto all'Arena BCC, dove avremo 3 tipologie di gare, gara a squadre, gara a coppie per i bambini under 16 e gara 1 contro 1. La cosa bella è che questo evento dà l'accesso per la mondiale che si svolgerà in Taiwan il prossimo 9 settembre, quindi il ragazzo che vincerà la categoria 1 contro 1 andrà proprio a rappresentare l'Italia in Taiwan. Avremo ospiti giuria internazionale, un ragazzo proveniente dalla Corea, una ragazza proveniente dalla Polonia e l'organizzatore proprio del mondiale del Taiwan, il Choco del Taiwan, e un DJ di settore, un DJ che suona tutte le qualifiche olimpiche, un DJ appartenente alla Federazione Italiana Danza Sportiva, per cui ci aspettiamo grande affluenza di pubblico e
è una cosa bella per i fanesi, perché questa cosa non si vede spesso in giro. Ricordo che c'è un ingresso da pagare, il pagamento costa 10 euro l'entrata, e attualmente prevediamo grande affluenza di pubblico, in quanto abbiamo ad oggi 160 ballerini iscritti e ci si potrà iscrivere anche il giorno stesso dell'evento. Quindi accorrete numerosi e spero che sia una cosa bella per tutta Fano. E rimaniamo all'Arena BCC di Fano, dove domani sera torna la rassegna dialettale con lo spettacolo della Compagnia Improvvisando. Maria Elena Del Bianco. Altra compagnia, altro spettacolo. Siamo con Improvvisando, che ci presenta uno spettacolo dal titolo Il fidanzato della fidanzata. Che già detto così fa sorridere. Allora, tu che ruolo andrai a ricoprire? Allora, io nella commedia sono Lisetta, nello specifico la fidanzata. Ecco, l'abbiamo proprio trovata. Possiamo raccontare un po' di quello che succederà, non troppo? Allora, la storia è praticamente la storia di questi due ragazzi che si conoscono e che praticamente si vogliono fidanzare e in pratica devono fare le conoscenze delle due famiglie. E nella sostanza la famiglia, diciamo così, del fidanzato è un po' più particolare, e la famiglia della fidanzata in pratica cerca di ostacolare un pochino l'unione, e nel finale ci sarà un colpo di scena che però non svegliamo, non spoileriamo, perché se no che gusto c'è. Allora, ricordiamo la data al nostro pubblico. Allora, noi ci esibiremo il 18 di agosto qui a Tre Ponti di Fano. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a In Gir per Fan, la passeggiata degustativa per le vie del centro storico di Fano che si è svolta nei giorni scorsi appunto nella città della fortuna. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti voi.